i carter, guarnizioni cambiate, insomma, risolto, non so neanche io cosa è stato, vabbè, no, non perde olio, va bene, andiamo a mettere il motore, prima che ricominci a perdere. Riposizionare il motore è stato molto più facile di quello che pensassi, in realtà il problema stava per arrivare. A causa del maggiore spessore della nuova vernice e del telaio, inserire il forcellone invece non è stato proprio così semplice, ma l'attrezzo universale è sempre pronto. Altro lavoro indispensabile è stata la revisione dell'impianto elettrico. Siamo andati a pulire con uno spray Pulisci Contatti tutti i contatti elettrici che erano ossidati e abbiamo anche dato una rinforzata con lo stagno. Per fortuna mi sono ricordato di modificare la pedalina d'avviamento che sfregava sul telaio, altrimenti in due spedivellate avrei tolto la vernice nuova. Un lavoro che penso non vorrei fare mai più in un restauro è la lucidatura dei raggi. Ora andiamo a togliere le camere d'aria, che sono parecchio vecchie e inaffidabili nell'enduro. Già che ci siamo, cambiamo la gomma con un rottame che ho trovato nel soppalco del garage. Quando andiamo a togliere una gomma con la camera d'aria, ricordiamoci di svitare sempre la valvolina. Come avete visto, non c'era fermo copertone. Come avete visto, non c'era fermo copertone in questo cerchio. Questo perché il fermo copertone è fatto direttamente dal cerchio borchiato. Andiamo a rappezzare una mousse, cioè a tagliare dei pezzettini e a inserirli in questa mousse che è abbastanza morta. Ci sono diversi attrezzi per poter tagliare le mousse correttamente. Il mio preferito è il fulcinetto. Allora, ho fatto dei rappezzi di mousse pazzeschi, anzi forse ho un pochino esagerato. Eccole qua, gomme e mousse, direi perfetti, dei rappezzi davvero belli tonici. E finalmente le finiture plastiche. Grafiche e la copertina sella. Ma dopo mesi di lavoro, finalmente posso dirlo. Bentornato, Ferro Vecio. Bene ragazzi, siamo giunti al termine anche di questa serie. Grazie a tutti voi che avete seguito questa serie, avete condiviso i video, avete commentato con i consigli, mi avete aiutato anche a recuperare dei pezzi. Un grandissimo grazie a Tiglio Lavazza e VS Suspension. Non dimenticatevi di seguirmi su Instagram se già non lo fate,
Un saluto quindi dal Ferrovecchio, da Itze e da Gianna. Alla prossima puntata. Ciao!